finalmente a casa. Io vorrei sapere da te quando finiremo di fare questa vita da naufraghi attraccati al fiume. Almeno qui siamo lontani dai rumori. È tutta salute che guadagniamo. Sì, io intanto mi sto guadagnando tutti i dolori reumatici. La salute la stanno guadagnando le cinici, le pulci, le zanzare, le lumache. Ci mancano pure i coccodrilli. Sto diventando anemico. Ah, uffa, quanto sei esigente. Ma dove troviamo una casa che costa 5.000 lire al mese di fitto? Dove? E dove continueremo a prendere le 5.000 lire per pagare l'affitto di questa? Se tu continui ad essere pignolo e a trattare male i clienti e a cacciarli via addirittura. Ma questa lettera viene dal comune. Sarà lo sfratto. No, sono stato invitato all'ufficio viabilità. Guarda qui, leggi. Per comunicazioni riguardanti alcuni progetti da lei inviatici. Allora li hanno accettati. Capisci, li hanno accettati. Sì, capisco, capisco. Ma qui c'era una pagnotta, dove è andata a finire? L'ho adoperata io. Mangiandotela? No, per cancellare alcuni disegni a matita. E io ora che mangio? Ma non si vive di solo pane. Ma neanche senza. Ma io... Quanto sono bravo. E ancora devo presentare i progetti più importanti, Matuzza mia! Ciccio! Ho pescato un animale con le pinze, le tenaglie, la corazza! Che animale è? Di che colore è? Aragosta! Allora è un'aragosta! Un'aragosta? Stai buona, stai buona! Entra qui dentro, su da brava! Non fare la pignola! Su, entra! Brava, adagio adagio! Entra! Ciccio! Stasera mangiamo l'aragosta! E dove l'hai pescata? Nel fiume. Ma le aragoste vivono nel mare. Le più vicine si trovano in Sardegna. E si vede che questa si è trasferita nella capitale. Guarda quanto è bella, eh? La mangiamo subito. Un'aragosta nel Tevere. Buona. Ferma lì, non ti muovere. Ma che vuoi fare? L'apro. No, prima si cuoce e poi si apre. E come si cuoce? Buttandola viva nell'acqua bollente. Viva nell'acqua bollente? Certo. Devi sapere che l'aragosta va cotta mentre è ancora viva. È la regola. Senti, facciamo una cosa. Ti voglio venire incontro. Ora ti infilo dentro l'acqua fredda invece dell'acqua calda, eh? Poi accendo la fiammella e tu non te ne accorgerai neanche. Sei contenta? Adagio, non fare la spiritosa, eh? Statti ferma. Ai! Non lo dovevi fare, ma io ti perdono perché so che mi devi nutrire, eh? Aspetta, ora facciamo una cosa. Ti metto un po' di sale. Ci. Accendo la fiammella e tutto sarà finito. Ecco i fiammiferi. Statti ferma. Ferma! Ah! Oh, hey, oh, oh, beh, ah. E l'aragosta? È ritornata in Sardegna. Buonanotte. Ah. Che guardate? Voltatevi dall'altra parte. Buonanotte a tutte.
cena e lasciate corteggiare. È un gatto serio. Ti sposerà, garantisco io. Buonanotte. Mi piace tutto di te. Mi vuoi bene? Tanto. Tanto quanto? Tanto, tanto, tanto. Tanto come il mare. Di più. Cosa vuol dire di più? Tanto come il cielo. Di più. E allora quanto? Su, dimmi quanto. Ma non lo so. Come non lo sai? Lo devi sapere, glielo devi dire subito, se no ti prendo a calci! Mi volete fare dormire questa notte? Ma tu mi ami? Sì. Quanto? Tanto, tanto. Ma tanto quanto? Tanto. Che discorso? Ma insomma, cos'hai questa notte? Che ti prego? Dove sei? Qua. Qua dove? Qua, qua. E che fai lì? Non riesco a dormire. Buongiorno, Roma! Sono le 6.